Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro. Due a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo fatto un po' di ritorsione sopra i Brotherhood. Non che non se la siano meritata, sia chiaro. Guarda che belli che siamo su sta moto con sta spada in mano. Bellissimi sti dettagli. Beh, vediamo come prosegue la nostra ritorsione. Contrappasso. Che bella vista. I've been looking all over for you. We got a serious... Damn, those are my shoes. Belle scarpe. Yeah. No, we got a problem. What's up? The Brotherhood are all over our turf. Ovviamente. I mean, those assholes are driving around in some big ass trucks blowing shit up. Cosa avevo detto? Ogni fazione c'ha la missione che ci invadono il territorio. You're not filling me with confidence, PS. What happened? Well, they kind of got arrested by the cops. Fuck you, say? You got a bunch of big tattooed motherfuckers running around burning shit, and you're surprised the cops show up? This just keeps getting better. Vabbè. Beh, perfetto, dai. Uccidi i luogotenenti. Fammi vedere dove sono. Sì, sono tutti quanti in luoghi abbastanza fattibili. Forza allora, andiamoci a occupare di questi stronzi. Guarda, non mi dispiacerebbe riuscire ad affettarne uno con la spada. Sarebbe veramente figo, ma... ne dubito, visto che... Dio santo, io sono sicuro di aver ragione. Io sono sicuro che appena parte la missione, il traffico è scriptato per venirti in culo. Veramente. Eccone qua uno. Allora, dove ti nascondi, pezzo di merda? Vieni qua. Negozi di liquori. Sì, 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 chi se ne frega. Io sono qui. Aia. Per fare tutt'altro. Aia. Dolore. Va bene. È un combattimento. È un combattimento corpo a corpo, vedo, eh. Ehi, 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 il negoziante. È con me, stronzi. Aia, barbone. Tutto a posto? Maledetti senza tetto che arrivano e cercano di ucciderti. Poi, il pros... aspetta. Ecco fatto. Dicevamo, il prossimo è qua accanto. Ecco fatto. Madonna mia, c'è anche... aspetta. Niente polizia a salvarvi, mi dispiace. Solo la morte. Ecco fatto. Madonna mia, forse ho esagerato con la polizia, eh? Forse giusto giusto filino esagerato. Poi il prossimo là, un po' distanti l'uno dall'altro. Uno è qua. Uccidi il luogotenente. Se sapessi dov'è. Ah, è qua sopra, giustamente. Aspetta un attimo. Aspetta. Dammi un attimo che adesso arrivo là sopra. Che tra l'altro anche in Centro 1 c'era una missione dei... come si chiama? Dei nascondigli in sostanza, delle roccaforti. Non mi ricordo di chi, forse dei Vice. In cui una delle roccaforti appunto era qua sopra. Oh, ma guarda un po'. Bravo cretino che ti sei fatto saltare in aria con la... no! Pezzo di merda. Dov'è? Bastardo. Adesso ti inseguo. Speravo di riuscire a prenderlo con il lanciarazzi. Non ho fatto in tempo. Vedi di non scappare, perché se no, appena ti prendo ti faccio un culo così. Guardalo là. Guardalo là che sta... che nervoso. Aspetta che ti taglio la strada. Preso, bastardo. Ho anche dovuto lasciare giù la moto per questo. E l'ultimo è qua in fondo. Ho bisogno di un'altra macchina però, questa è lenta. Voi due venite con me per favore. Ne hanno appena investita una. Mi impedisce Brotherhood di dar fuoco al molo. E la madonna! Cosa hanno lanciato? Un lanciarazzi! No, ti prego. Questo vuol dire che dovrò rifarla tutta, sicuramente.
Oh no, per fortuna no. Che culo. Per fortuna solo l'ultima parte, dai. Eccoci di nuovo qui. Aspetta che stavolta ci penso io in anticipo. Pensavi di volermi fregare, eh? Mr. Vogel, there's a Mr. Marrow here to see you. Jamie, I'm trying to downsize here. Mr. Vogel, I'm not sure I'm adequately conveying Mr. Marrow's. Get him out of here. Certo, come no. Ma ero, ciao. Send him in. Wow. Thanks, Jamie. You must be Mr. Marrow. I've heard about the connections Altor has. You're gonna get my boys out of jail and help me destroy the Saints. Certo, come no. The Saints killed my girlfriend and crippled my best friend. And that's unfortunate, but Altor is a business and there's no profit in revenge. Don't worry about the door, though. That one's on me. Fine. You want money? In a few days, a shipment's coming in. Mr. Marrow, nebulous shipment or not, I think I made myself quite... Minchia! Un cazzo di tavolo di marmo ha preso! Let's try this again. You're gonna help me destroy the Saints. An old Tor would love to be of service. Certo. Madonna mia, sto poveraccio però, eh. Stillwater Police Department. I need to talk to Troy Bradshaw. Who should I say? Do it! Subito, porca troia! Chief, there's a Mr. Vogel on the line. Put him through. Hello, Troy. Yeah, what do you want, Vogel? It's not what I want, it's what I need. Which is... Tirai fuori Brotherhood. And why the fuck would I do that? I'm looking after my clients. Your clients are a bunch of criminals. E questo è vero. Before a trial. Nice. Is that the kind of mentality you like to instill in your subordinates? Huh. Spare me. All right, they're not getting released, and that's that. This is where we're going to have to agree to disagree. These men are going free. The only question is if you let this be settled quietly or if you want a media circus that will make you look like. Credo che Troy abbia bisogno di una mano di un vecchio amico. Okay, letting these assholes out is gonna only make things worse. Troy, in order to maintain the ecosystem, sometimes the rangers need to start forest fires. You should know that better than anybody. I suspect I'll hear from you soon. Certo, come no. Troy, volevi la carriera, eh? La carriera comprende anche tutto questo giri strani. Penso che tu ormai lo sappia benissimo. Ci mancano solo 5 quartieri e poi tutto quanto sarà nostro. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Aspetta che questo mio companion ha bisogno di una mano. Ci sono un po' di papponi che non sanno stare al loro posto. Maledetti. Spacco la faccia a tutti ora. Faccio il culo a fette. Guarda quanti sono. Quanta gente sta arrivando. Ma perché poi non esiste una gang dei papponi? Questi qua sono in giro e basta. Guarda, sono infiniti. Non finiscono mai. Sono come i rotoloni. Madonna mia, sono finiti finalmente.